progetti posti in essere dalla nostra scuola e quello che è stato finanziato parzialmente con i fondi della Regione Puglia, che si intitola appunto Favolando con il computer. Adesso stanno scorrendo le immagini, Non questo è uno dei nostri istituti, la sede centrale proprio della dire. direzione. Il progetto ha coinvolto 198 alunni di classe terza, cioè tutte le 8 sezioni di classe terza, ed era finalizzato a incoraggiare la pratica e la diffusione della didattica multimediale, realizzando audio, video, DVD, favole che partissero dalla lettura delle favole classiche, che noi abbiamo fatto del nostro slogan, che è chiarezza e semplicità, proprio uno stile di vita e di impegno educativo. Si tratta di questi due valori, chiarezza e semplicità, che sono condivisi da tutti, sia dal mondo laico e sia soprattutto dal mondo cattolico, laddove la chiarezza significa la descrizione dettagliata del compito, trasparenza nell'azione educativa, e la semplicità l'attenzione alla persona, alla relazione, alla persona dell'alunno. Maestra Celestina, lei ha cominciato questo suo mestiere tutto grazie ad una parabola, che è la parabola quella dei talenti, che può essere letta in diversi modi. Lei in che modo l'ha letta questa parabola? Durante la liturgia, ascoltando il Vangelo e quindi l'omelia relativa alla parabola dei talenti, il sacerdote dall'altare, con parole veramente vibranti, ci faceva capire come non esiste soltanto il peccato di superbia, ma ben più grave è il peccato di modestia, di eccessiva modestia, cioè il sotterrare i talenti significa non rendere un servizio. Queste parole mi hanno fatto riflettere molto. E allora mi sono cimentata nell'avventura di passare dalla carriera di maestra a quella di dirigente scolastico, che mi dà comunque molta soddisfazione.